Il presidente nazionale del Partito Democratico Matteo Orfini ha fatto tappa in provincia di Ragusa accompagnato dall'onorevole Pippo Di Giacomo. Orfini ha iniziato il suo pomeriggio al municipio di Pozzallo, dove ha incontrato il sindaco, l'onorevole Roberto Amatuna. Successivamente si è spostato all'hotspot di Pozzallo per una veloce visita. A Comiso invece ha incontrato il sindaco Filippo Spataro ed ha salutato i consiglieri comunali, in quel momento in seduta per il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi. Per qualche minuto poi si è soffermato a salutare i sostenitori di Di Giacomo che lo attendevano nella sede del comitato elettorale. A loro si è quindi unito il segretario provinciale del PD, Giovanni Denaro. Il gruppo ha poi raggiunto Vittoria, qui l'appuntamento per iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico si è svolto all'interno di un locale pubblico, a 2 passi dalla centralissima Piazza del Popolo. Nutrita la partecipazione al vertice in programma a fine giornata a Chiaramonte, dove in una sala ricevimenti della zona Di Giacomo ed Orfini sono stati accolti dal sindaco Sebastiano Gurrieri, dall'onorevole Lorenzo Dellai, presidente del gruppo parlamentare di Democrazia Solidale, dall'onorevole Salvatore Raiti, dirigente regionale di Democrazia Solidale, oltre che amici e simpatizzanti della stessa Democrazia Solidale, che ha ufficialmente annunciato il suo sostegno a Pippo Di Giacomo. A prendere parte all'intero turibleo anche il segretario regionale del PD, Fausto Raciti, che ha manifestato ancora una volta la sua vicinanza umana e politica all'onorevole Di Giacomo. La nostra è una terra straordinariamente bella che ha bisogno però, come dire, di avere dei supporti, dei riferimenti. Non siamo chiusi in noi stessi, dobbiamo rivolgerci, come dire, anche a Roma, oltre che a Palermo, per intraprendere un percorso ambizioso che abbiamo nella mente, che parla di lavoro, di aeroporti, di buona sanità e quant'altro. Quindi, insomma, un giro importante che ha fatto vedere al presidente del partito Matteo Orfini quante bellezze ci sono, che lui già conosceva da politica, da privato cittadino, e come hanno bisogno di un'attenzione particolare, dalla bellezza e dell'accoglienza di Pozzallo, città straordinaria, con uno degli hotspot meglio organizzati del Mediterraneo, e poi a Comiso, che è la mia città, insomma, è una città bellissima anche questa, e poi a Vittoria, in piazza, nel centro storico, adesso a Chiaramonte Gulfi. Ci siamo presentati con un biglietto da visita di un territorio con le carte in regola per dire la sua. Questa è una provincia in cui le potenzialità di sviluppo sono radicalmente aumentate dopo l'apertura dell'aeroporto. L'aeroporto è un ponte sul mondo che porta qui flussi turistici ingenti, già sono tanti, ma ci sono ancora grandi possibilità di sviluppo ed il territorio deve adeguarsi a questa potenzialità.